notizia, il materiale sequestrato che si è visto con dovizia di particolari, scatoloni, materiali cartacei e tutta documentazione di contabilità di società pregresse cessate, per cui adesso aspetteremo l'evoluzione dell'indagine. Erano però 6 anni che andavano avanti queste interpretazioni di ipotetico reato. È tutto ipotetico, è tutto da verificare. Sul computer di ciascuno di noi ci sono cartelle risalenti ad anni passati. Quindi lei ritiene che siano comunque file ad utilizzo personale? Sì, allo stato risulta così, è tutto l'ipotesi, ho detto, è tutto da verificare, l'indagine è da scrivere. Allora, noi parla però di una quantità ingente di gigabyte, se non terabyte, come si fa a giustificare con solo poche mail? No, è un'ipotesi, non è un dato acquisito. Perché l'archivio però, anche l'archivio negli Stati Uniti e quindi anche l'FBI ha dovuto intervenire in questa cosa? L'ho detto, aveva i server all'estero per attività di lavoro, lui svolgeva attività finanziaria anche per società estere, aveva opportunità di lavoro all'estero, ha lavorato all'estero, per cui... Ma come mai tutti quei nomi però della politica, anche il governatore della Banca Centrale Draghi? Non siamo arrivati a questo punto, lui ha negato gli addebiti e quindi bisognerà vedere chi ha fatto che cosa, insomma. Anche Ravasi c'era comunque tra i nomi. Che cosa intende quando dice lui ha negato gli addebiti? A quale domanda ha negato di avere attività... Ha negato di avere attività, ha negato di svolgere attività illecita, ma ha spiegato per quale motivo aveva sul suo computer, su quel server, 18.000 nomi? Ma lei sul suo computer quanti nomi ne piglia? Quanti io non ho sul mio computer 18.000 utenze di personalità. Non siamo arrivati a questo punto, nel momento stesso in cui ha negato gli addebiti, non siamo andati più avanti così. Avvocato, dei legami con la massoneria si è parlato stamattina. Quanto è durato l'interrogatorio? Un paio d'ore forse. E in 2 ore ha soltanto negato gli addebiti? Sì, assolutamente sì. Quali sono stati affrontati? Quali altri argomenti sono stati affrontati? Ovviamente soltanto gli addebiti sono stati mossi.